Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col Bianco e Rosso. TV Sport, ci avviciniamo alla partitissima di domenica sera al San Nicola fra Bari e Lazio. Ma prima ancora ci sarà un evento che si ripete ogni anno, la premiazione dello Xen con gli sportivi dell'anno in grande evidenza, e quest'anno c'è tanto Bari in questa premiazione perché i premi speciali andranno a Gian Piero Ventura, Andrea Masiello e ad un grande ex come Igor Protti. Per parlare di questa manifestazione con noi il presidente Xen Bari, Massimo Buon Marzullo. Ciao pomeriggio, Massimo, ben Terenzio. ritrovato. Buon Dicevamo pomeriggio. tanto Bari, questo è un po' va evidenziato, e devo dire anche tanto Telebari, perché Certo. un ospite caro a noi, vale a dire Antonello Raimondo, riceverà il premio come giornalista qualificato. Sì, quest'anno Antonello ha conseguito il premio di miglior giornalista, quindi penso sia doveroso dare ad Antonello un premio del genere. Del genere. Va bene, va bene. Quindi grande manifestazione, ovviamente la seguiremo anche con le nostre telecamere. Intanto vi ricordo che per colloquiare con noi 080 501 9998 vi preannuncio che fra poco manderemo in onda la conferenza stampa che si è tenuta poco fa allo stadio con Jean-François Gilet, il capitano del Bari, che ha anticipato i temi della sfida contro la Lazio. Intanto è un Bari che si avvicina a questa gara anche con tanti dubbi, in quanto ci sono una serie di ballottaggi dovuti a valutazioni tecniche, ma anche a valutazioni legate alle condizioni fisiche di alcuni calciatori. Penso ad esempio al partner di Barreto, che di solito è Kutuzov, però Kutuzov non sta benissimo e allora potrebbe giocare Castillo insieme a Barreto. E poi c'è Rivas che scalpita, Rivas che potrebbe giocare al posto di uno fra Gezal o Alvarez che tornerà nelle prossime ore da un'amichevole, pensate, negli Stati Uniti, quindi probabilmente anche abbastanza Sarà un po' stanco. stanco. In mezzo al campo Gazzi o Donati insieme ad Almiron, e poi in difesa Belmonte dovrebbe averla meglio su Raggi, e poi altro dilemma, Rossi o Parisi con Andrea Masiello. E se mai dovesse scegliere Rossi Ventura, Parisi andrebbe poi a farsi un ballottaggio con Salvatore Salvatore. Masiello sulla sinistra. Insomma, un Bari che consideriamo un po' un rebus a pochi giorni ormai dalla ripresa del campionato. Sì, penso Considerazioni di che Massimo il Marzullo. mister farà le scelte più opportune. Io non esiterei tanto a lanciare Gezal come centravanti, perché ha forza fisica, tecnica e anche velocità, quindi per rilanciare anche Rivas, che è un patrimonio della società, quindi penso che Rivas abbia bisogno di un'opportunità importante, anche se pecca ogni tanto di questi infortuni, insomma. Però, insomma, Vediamo, speriamo non bene. siamo noi l'allenatore. C'è un Certo. amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Augusto. Ciao Augusto, ciao, ciao, ciao. Ascolta, poco fa hai detto che affiancare a Barreto Castillo potrebbe essere la soluzione. No, ho detto che queste sono le Vabbè, possibilità quelle che ha, sono sì. le idee, C'è anche ma Caputo in perché? verità accanto a. Esatto, perché non mettere Caputo che 2 anni fa ha giocato con Barreto e c'era l'intesa con Caputo? Io non, molte volte gli No. allenatori si intestardiscono su determinate soluzioni, quando invece. Perché Castillo, io lo vedo dall'anno scorso, lo vedo assente dalla squadra. Non lo so se abbia fatto un affare il Bari a pigliare Castillo. Grazie Augusto per il tuo intervento. Massimo, condividi questa obiezione del nostro amico? Penso che Ciccio debba fare un po' di esperienza. Però l'esperienza si fa giocando, Certo, eh. assolutamente sì. Viene da un campionato non positivo a Salerno. Penso che comunque, non appena il mister Ventura gli darà l'opportunità di giocare, saprà sfruttare la sua occasione. Stava per farlo a Genova, sarebbe stato il modo migliore per Un esordire in esordio col Serie botto, A, eh. C'è un assolutamente. altro amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Antonio da Bari. Ciao Antonio, ciao. Enzo, io volevo, diciamo, almeno tentare a dare la formazione per domenica sera contro la Vuoi dare una Lazio. formazione? Sì, se mi permetti. Velocemente però, Antonio, Velocemente velocemente, subito, velocemente. subito. Ah, Gilet si sa tra i Sì. pali. Belmonte, Andrea Masiello, Sì. Rossi e Salvatore Masiello. Donati e Almiron.
sulle fasce Alvarez, Rivas e Barreto. E Seconda l'attaccante devi punta. dare, se un 10 è difficile vincere con la Lazio in 10. Dici con Caputo, Con Caputo, scrivo. Va va bene, bene? Ciao, grazie, grazie, Andrea. va bene, ha fatto fuori Parigi, che Sì. peraltro in questo momento è forse uno dei più in forma del Bari, ha Assolutamente. dimostrato giocando sia da centrale che da esterno. Beh, date anche voi la formazione, visto che insomma, ma la facciamo come un giochino, e non vogliamo sovrapporci avventura, la facciamo come un giochino. Chiamateci allo 080 501 9998 e diteci qual è la formazione ideale, la formazione che potrebbe battere la Lazio capolista del campionato. Ti aspetti una Lazio all'altezza della sua classifica, cioè dobbiamo affrontare la Lazio come abbiamo affrontato nel passato l'Inter piuttosto che altri grandi club, oppure credi che sia soltanto una situazione momentanea? Indubbiamente la Lazio ha fatto un enorme salto di qualità rispetto allo scorso anno. Ha acquistato un calciatore come Hernanes, che è comunque uno dai piedi buoni, quindi che sa dettare i tempi per la sua squadra. Sta ritrovando un giocatore fondamentale come Zárate, che ha colpi di alta classe. Però penso che, insomma, c'è bisogno di qualcosa in mezzo al campo. Rispetto all'amico che ha chiamato prima, io preferirei più Gazze in mediana. Per appunto, come ha detto lui, dare 3-4 barilette ad Hernanes, perché penso sia veramente un grande giocatore. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, buonasera, sono Marino, saluto Ciao l'ospite. Marino, Ciao, ciao. volevo che facessi una comunicazione di servizio a Antonello Raimondo. Sì. Cioè, stamattina ho quasi rischiato di investirlo vicino alla clinica Santa Maria. Gli chiedo Stavo troppo scusa. distretto di guardare la strada. Vabbè, Punto vabbè. primo. Secondo, la formazione non la farà mai Ventura questa, Vai, però provaci, è provaci. un sogno. Gilè, Belmonte, Masiello, Rossi, Salvatore Masiello, Sì. i tre centrali, Almiron, Donati e Gazzi, Sì. Alvarez, Rivas, Castiglio o l'altro lì, Kutuzov. Sì. E Chedzal o Kutuzov. Barreto Escludendo davanti. Barreto no, domani no, domenica Barreto no, perché non ha... Ah, Barreto No, no. 4-3-3. Barreto no, Barreto ha bisogno di riprendersi un po', perché non mi è piaciuto a Genova. La sostituzione ancora nessuno mi è saputo spiegare perché è voluto uscire. Va Non bene. stava né male e né stanco. No, un po' di Grazie, coraggio in più. grazie, Ciao Enzo. grazie, grazie. Beh, in verità aveva qualche acciacco, però va detto un fatto vero che Barreto spesso quest'anno è uscito prima della fine della partita per qualche problemino Fisico. fisico. Quindi cambia addirittura modulo il nostro amico, anche se Ventura, a mio avviso, il modulo non lo cambierà mai. Un Non altro amico credo. in linea, pronto? Enzo Mimmo, ciao, saluto l'ospite. Mimmo, vuoi buttarti a Ciao, fare la buonasera. formazione anche tu? Velocissimamente, Vai. allora Barreto imprescindibile, quindi già ti Sì, dico uno. sì. Allora, Gilè in porta, Sì. Belmonte, Masiello, Parisi, Salvatore Masiello, Sì. Sì. Alvarez, Gazzi, Almiron, Rivas, Barreto, Ghezzal. Ha ragione l'ospite. Ciao, grazie. Va bene, fantastico. Beh, ci divertiamo così con questa Assolutamente. formazione. Ripetiamo, facciamo per un giorno di ventura, eh? Un giorno d'avventura, Sì, potremmo chiamarlo questo assolutamente. spazio. Tra poco Gillet che ha parlato al San Nicola, ma torneremo anche sui premi Xen, perché oltre a Ventura, Andrea Masiella e Igor Protti, che sarà in città. A che ora arriva Igor Protti in città? Igor arriva domani pomeriggio alle 4:30. Quindi non ce la fa venire al TV Sport se non lo invitano. Vabbè. Allora, c'è anche Giuseppe Pavone, Sì, il direttore direttore sportivo sportivo del del Foggia. Foggia. Pubblicità, poi di nuovo insieme.